Grazie della presentazione. Allora, appunto, vado ad illustrare i risultati partendo un po' essenzialmente da quella che era la situazione dal punto di vista epidemiologico in Italia prima del Covid. Essenzialmente, se si voleva avere dei dati di prevalenza italiana sul disturbo di salute mentale in Italia, erano due ancora gli studi a cui si faceva riferimento. Per quanto riguarda l'Italia, l'ESMED, che è uno studio appunto in cui, un studio europeo a cui l'Italia ha partecipato, appunto sei paesi europei, era un campione rappresentativo della popolazione maggiore di 18 anni, che ovviamente non istituzionalizzati, e lo strumento per utilizzare clinica era il Composite International Diagnostic Interview. I risultati principali, ovviamente qui ci interessa solo dare il dato, quello più grande di prevalenza sulla popolazione, riportava prevalenza nella vita il 18,6%, mentre la prevalenza nell'ultimo anno il 7,3%. Per quanto riguarda invece la Toscana, noi continuavamo a fare, diciamo, riferimento a questo studio pionieristico, diciamo, di Favarelli, di Faravelli, scusatemi, uno studio di popolazione generale di praticamente popolazione che accedeva agli studi medici dei medici di medicina generale, quindi diciamo con potenzialmente un bias, perché ovviamente chi ricorre a uno studio dal medico di medicina generale già potrebbe avere un problema di qualche tipo, non necessariamente mentale, quindi non è un campione estratto casualmente alla popolazione generale, ma è una, diciamo, popolazione che già in qualche modo esprime un problema per il fatto che ricorre, e comunque i risultati, almeno un disturbo, in questo caso veniva utilizzata la Mini, scusate, è importante per poi capire anche lo strumento che abbiamo utilizzato noi, e ci dava la prevalenza nella vita il 24,4%, la prevalenza nell'ultimo anno 8,7%. Quindi, come vedete, per quanto riguarda la prevalenza nell'ultimo anno, la stima era pressoché, diciamo, comparabile, mentre quella riguardante invece disturbo, almeno un disturbo nella vita, prevedeva una percentuale più alta. Allora, c'è anche da dire che diciamo, noi sappiamo che l'epidemiologia della salute mentale è, appunto, non è un ambito in cui l'epidemiologia si è mossa all'inizio, cioè come purtroppo quando si parla di popolazioni che sono socialmente svantaggiate, l'Italia si è mossa con molto ritardo rispetto al mondo anglosassone, no? Quindi questo è sempre bene ricordarselo, perché poi quando sentiamo che i settori della disciplina fanno ancora un po' fatica, questa fatica se la portano dietro da molto tempo. E quindi, come dire, per noi è stato interessante vedere in un momento in cui con il Covid il tema della salute mentale invece è balzato fortemente, diciamo, sicuramente a livello mediatico, come dicevo prima, ma anche a livello di studio e di ricerca. È interessante vedere come, e questa è una interessante piccola analisi che abbiamo fatto noi, utilizzando, ne aveva già presentata in qualche modo il professor Carrà per il livello italiano, digitando una delle principali banche, digitando le principali date bibliografiche, banche dati che sono essenzialmente PubMed e altre banche dati, citando i termini di mental health oppure in Europe and Italy, vedete come nel corso del tempo gli studi sulla salute mentale hanno avuto ovviamente un'impennata, a dire la verità, fortunatamente già nel 2018-2019 in Europa l'attenzione cominciava a arrivare. Dobbiamo dire che le stime del Global Burden of Disease mettevano la salute mentale già piuttosto in alto nel corso del tempo, dimensione che ora con le ultime stime rilasciate ha fatto sì che la salute mentale sia schizzata, diciamo, tra i fattori di rischio più importanti per disabilità e mortalità,
per i prossimi anni, e vedete come invece in Italia, dove questa diciamo aumento fra il 2018-2019 era meno forte, vedete come c'è stato, diciamo, il numero di studi che sono stati pubblicati, e vedete anche come la quota italiana sulla quota dell'Europa sia una quota, diciamo, piuttosto rilevante. Quindi, diciamo, l'attenzione c'è, e dal punto di vista anche dei ricercatori. Vengono pubblicati, ovviamente, guardando invece al periodo Covid, alcuni studi italiani, che sono pubblicati in quel periodo, sono risultati di due survey online condotte sul territorio nazionale, in cui si evidenzia l'impatto che della pandemia ha avuto da Covid sulla benessere psicofisico, benessere soprattutto di salute mentale della popolazione generale. Ovviamente qui dobbiamo stare sempre attenti, prendere sempre un pochino con le molle i risultati di queste indagini, perché molto spesso, essendo poi indagini fatte online, sono condizioni autoriferite, no? Quindi le condizioni autoriferite, come quando leggiamo i dati di Passi, o come anche quando leggiamo i dati di Edith, anche se noi ovviamente sulla popolazione adolescente non utilizziamo scale cliniche di valutazione del disagio, del disturbo, no? Di salute mentale, ma andiamo a esplorare altri tipi di dimensioni. Bisogna stare attenti, perché ovviamente non sono diagnosi, ecco, quindi questo può in qualche modo può fare oscillare le stime in alto o in basso a seconda diciamo del tipo di strumento che è stato utilizzato. Nel corso del 2020, ma a dire la verità già nel corso del 2019, noi avevamo appunto provato a pianificare, istituito un tavolo, diciamo, di lavoro e di collaborazione con le sei università, quindi di Siena, di Firenze e di Pisa, per provare a condurre uno studio epidemiologico, per avere finalmente, noi, l'agenzia ha questo compito di provare a stimare i fenomeni, di provare con l'osservatorio di epidemiologia di dare le dimensioni dei problemi di salute pubblica che ci sono nella popolazione toscana. Sulla salute mentale, secondo noi, era assolutamente come dire, improrogabile la questione di non avere un dato di prevalenza, ma di dover ricorrere a stime italiane, o addirittura appunto di dover ancora ricorrere allo studio di Coravelli, che era della metà degli anni 90, se mi ricordo bene. Allora ci siamo decisi, e attivando qualche piccolo fondo e trovando soprattutto la collaborazione con le tre università, abbiamo costruito il questionario che poi abbiamo somministrato, e lo studio ha avuto ricevuto parere favorevole, se mi ricordo bene, nel corso del 2019, e poi dal Comitato Etico Regionale, ed è stato svolto nel periodo febbraio-luglio 2020. Ora, questo periodo febbraio 2020, dovete capire bene che quindi siamo finiti proprio nel mezzo diciamo della pandemia. Quindi, quando si va a vedere il protocollo, ora questo è l'arruolamento del campione, che alla fine dà la stima che avevamo fatto di prevalenza, che quindi per quanto riguarda diciamo il campione rappresentativo sulla popolazione regionale, con 450 questionari, con 450 persone campionate, avremmo avuto il campione buono per capire qual è la prevalenza di almeno un disturbo. Alla fine abbiamo confermato circa 410 appuntamenti. Ovviamente in questa nella costruzione vera e propria poi dell'indagine ci sono stati dei cambiamenti. Noi avevamo pensato di utilizzare come metodo di rilevazione l'indagine face to face, e quindi di andare attraverso la collaborazione degli specializzanti delle tre università a visitare le persone in casa per poter fare e somministrare quello che lo strumento di rilevazione era stato scelto, cioè la Mini International Neuropsychiatric Interview, quindi la Mini, che come sapete, ora non sto
qui a voi a diciamo indicarvi tutte le aree che Damini riesce a clinicamente ad individuare come patologiche, che valuta appunto 17 disturbi. A questo punto noi abbiamo dovuto virare verso la versione che era comunque validata telefonica, perché ovviamente non si poteva accedere alle case. Quindi sempre il personale degli specializzandi, sempre gli specializzandi e i professionisti del settore hanno a quel punto contattato telefonicamente. Devo dire che la porzione tra telefoniche e face to face alla fine è stata praticamente quasi tutta a favore delle telefoniche, quindi il campione, diciamo, è omogeneo nei suoi risultati. Quindi, come dicevo, sono state svolte 408 interviste cliniche con una distribuzione di genere a favore del genere femminile, e dobbiamo dire poco, scostante, veramente molto poco rispetto al campione di popolazione toscano. Ovviamente la popolazione, scusate non l'ho detto prima, era over 18 anni, questo ci ha ovviamente anche agevolato per tutte le questioni che potete immaginare sul consenso informato e sulla privacy. E come vedete questa è la distribuzione ben bilanciata delle fasce d'età rispetto anche alla composizione reale della popolazione toscana. Quindi un campione che per le sue informazioni, per le sue caratteristiche sociodemografiche, è rappresentativo della popolazione toscana. Interessante vedere il titolo di studio, perché è molto spesso noi dal titolo di studio vediamo se il campione è realmente rappresentativo di quello che vogliamo rappresentare. Come vedete è un titolo di studio dove la percentuale medio-alta ora comincia a essere sempre più prevalente, e ovviamente popolazione che è rappresentativa di questa, della nostra popolazione in modo attuale, quindi il titolo di studio medio, che essenzialmente è l'unione negli anni tra medie e titolo di studio e diploma, ecco, per capirsi rispetto alle vecchie diciture, è preponderante oramai, come è nella nostra popolazione. Qui abbiamo una percentuale di laureati leggermente più alta di quella che abbiamo noi in Italia e in Toscana, perché oramai si aggira intorno al 17-18%, quindi sicuramente abbiamo arruolato una popolazione con qualche strumento in più dal punto di vista culturale. Subito vediamo le due diciamo grandi divisioni, no? Quindi che riportiamo qui oggi, cioè la prevalenza nella vita di almeno un disturbo di salute mentale, che poi ovviamente poi è distinta per tutte le maggiori categorie diagnostiche, e poi vedremo quella invece puntuale, come la chiamiamo, nell'ultimo anno. Allora, almeno come vedete sono distinte per maschi e femmine, quindi genere maschile, genere femminile e popolazione totale. In giallo vi ho messo subito quelle che mi sono sembrate per la popolazione femminile in particolare, perché questo lo sappiamo, qui da questo punto abbiamo confermato fra virgolette questo, quello che sapevamo, cioè che il disturbo di salute mentale è una delle patologie attraverso cui noi possiamo costruire la medicina di genere. Noi ci occupiamo molto di salute di genere, la salute mentale è un ambito che colpisce, diciamo, prevalentemente, diciamo, o più spesso la popolazione femminile rispetto alla popolazione maschile. Lo vediamo anche nel ricorso ai farmaci. Quindi sia per disturbi lievi che per disturbi più importanti. Quindi, come vedete, la differenza nell'episodio depressivo maggiore nelle femmine del 25,5% a fronte del 14,7% dei maschi, degli uomini. Il disturbo depressivo maggiore invece il 21,1% delle donne rispetto al 12,5% delle donne. Il disturbo di panico, e questo forse è interessante perché appunto la rilevazione si è inserita in un periodo piuttosto particolare, percentuale probabilmente un po' più alta forse di altri studi, e che va intorno al 12% per le femmine e l'8% nei maschi. Alla fine, se andiamo a vedere però, e lo vedete cerchiato in rosso, senza differenze fra uomini e donne, quindi riguardando la popolazione generale, la prevalenza nella vita è il 28,5% nel campione totale.
Se ci ricordiamo le stime che abbiamo visto prima, abbiamo un innalzamento rispetto ai dati di Faravelli, che erano già piuttosto alti di prevalenza nella vita, quindi dello studio del Sesto Fiorentino, quasi il 25%, ma soprattutto siamo quasi 10 punti sopra all'indagine italiana ESMED, che era quella più vicina che avevamo. Ora sarà interessante mano a mano poi rifare il lavoro e rivedere, rispetto a tutti gli studi che stanno uscendo, se queste stime sono, diciamo, congrue rispetto ad altri campioni italiani. Qua abbiamo fatto invece una distinzione piuttosto interessante rispetto alle fasce d'età. Anche in questo caso vediamo che le fasce d'età che vanno incontro, abbiamo visto l'episodio depressivo maggiore e il disturbo depressivo maggiore sono le categorie diagnostiche che abbiamo incontrato di più nei due sottocampioni. Ora parliamo solamente, ovviamente, del campione totale, perché altrimenti avremmo dovuto campionare tutte le persone, quindi qui non possiamo fare distinzioni per sesso, ma le facciamo solo per età, e vedete come la fascia d'età fra 45 e 59, 60 e 74 anni hanno le prevalenze più alte per le due categorie che vi dicevo, quindi intorno al 25%. Interessante che questo disturbo di panico di cui parlavamo prima sia caratteristico ovviamente delle fasce d'età più giovani, anche normale dal punto di vista, diciamo, di come questa patologia e nei tempi di vita in cui emerge. Importante sono anche le percentuali del disturbo bipolare di primo tipo, che come vedete rimane piuttosto omogeneo con percentuali tra il 5 e il 6% fino ai 70 anni. Anche in questo caso, almeno un disturbo nella vita ci si aggira intorno al 30% per tutte le fasce d'età, con un calo ovviamente lì dopo il 75, su cui poi è interessante, lo vedremo dopo, vedere invece il ricorso ai farmaci antidepressivi, perché sappiamo che in geriatria schizzano e vediamo praticamente quasi solo a loro, ma perché, diciamo, per motivazioni completamente diverse, diciamo. Poi dopo ne parlerà la mia collega Caterina Silvestri. Andando invece alla prevalenza del disturbo al momento dell'intervista o nel corso dell'ultimo anno, ovviamente le percentuali si abbassano, però in ogni caso rivedete la cerchiatura rossa in fondo della popolazione generale, si va al 15,6%, e quindi praticamente il doppio della prevalenza che noi avevamo visto nei due studi di riferimento. Interessante vedere come, almeno nella lista, le differenze fra maschio e femmina in questo caso qui sembrano attenuarsi, e questo ci tornerebbe, sarebbe più congruo rispetto al periodo in cui abbiamo fatto l'intervista, quindi 17% per le donne e 13% nei maschi che hanno avuto almeno uno di questi disturbi nell'ultimo anno o nel momento, diciamo, che stavano vivendo. Interessante perché qui comincia a emergere il disturbo da uso di alcol, che invece avevamo visto più attenuato nelle categorie, nelle tabelle precedenti. Per classe d'età, anche in questo caso, è molto interessante vedere, ve le ho messe in giallo anche questo, come la distribuzione per classe d'età rimanga più o meno stabile tra tutte le fasce d'età, dai 18-28 fino ai 75, per poi calare over i 75, quindi intorno tra il 15 e il 19%, anche se la classe d'età più giovane è quella che in qualche modo quasi ha la prevalenza più alta. Guardate come i dati dei disturbi d'ansia generalizzati sono piuttosto consistenti, e lo sono nella popolazione più giovane, e di nuovo il disturbo da uso di alcol come quello di sostanze, che è caratteristico della fascia d'età per quanto riguarda le sostanze, solo quella, diciamo, giovanile, mentre invece quella per l'alcol più persistente fino alla fascia d'età intorno ai 60 anni, 60 anni. Più basse le prevalenze degli episodi depressivi maggiori e dei disturbi depressivi maggiori. Come sapete, noi poi,
ci piace sempre dare il numerino, questo spaventa sempre, poi spaventa chiunque, spaventa il politico, spaventa il programmatore, spaventa un po' perché si quantifica e si prova a dire che se noi riportassimo queste stime alla popolazione generale, come dire, vera, cioè se noi invece prendiamo e contiamo i numeri, vedete come la prevalenza della vita di almeno un disturbo psichiatico avesse fatto riferimento, quindi potrebbe coinvolgere fino a 900.000 persone in Toscana, e invece quella puntuale, come abbiamo visto, del 15%, quasi mezzo milione. Questo, se questo fosse vero, cioè questo fosse vero, allora diciamo, ovviamente per noi diciamo, è una stima credibile. Quello che voglio dire invece è che se noi avessimo davvero a che fare con mezzo milione di persone dal punto di vista dei servizi e della presa in carico, questo ci spaventa perché in qualche modo dovremmo organizzarci, ma questo è il punto di riferimento in ogni caso, cioè noi dobbiamo ovviamente con gradazione rispetto al disturbo, all'emersione del disturbo, e dopo sarà molto interessante vedere rispetto ai dati dell'indagine privata, ad esempio dell'indagine dell'ordine dei psicologi, è molto interessante vedere i dati del pronto soccorso, perché i dati del pronto soccorso, come vedrete, ci fanno vedere una varietà di disturbi, ovviamente più lievi e alcuni invece molto seri, che però poi, come spesso sappiamo, sono relativi all'esordio, diciamo, della malattia, che quindi poi prevede quasi un'ospedalizzazione. Poi dopo queste persone dovremmo trovarle dentro i dipartimenti di salute mentale una volta prese in carica, però i dati sui pronto soccorso ci fanno vedere, diciamo, una realtà piuttosto variegata. Quindi questi sono i numeri di riferimento. Per quanto riguarda, diciamo, le considerazioni conclusive, ho già detto, abbiamo visto quindi una stima in aumento. Per noi sarebbe importante, e dovremmo cercare di farlo trovando i fondi anche partecipando, come spesso facciamo, a progetti di ricerca per portare risorse per poter fare ricerca in temi specifici. Su temi specifici per noi sarebbe fondamentale, e per noi la necessità ora che questo studio mano a mano possa essere replicato per dare, provare a vedere l'andamento, per noi sarebbe fondamentale. Questo studio o un altro studio, fra virgolette, cioè qui necessita che uno studio di popolazione venga fatto regolarmente e venga implementato nel monitoraggio, un monitoraggio continuo sulla salute mentale per quanto riguarda le stime di prevalenza. Ovviamente da questo sfugge la necessità, cioè sfugge, bisogna tenere bene in considerazione che esiste un mondo del privato che va preso in considerazione e che quindi noi dobbiamo trovare un modo per poter avere questi dati e capire poi qual è l'effetto, qual è la magnitudine, diciamo, proprio del fenomeno che stiamo provando a misurare e come limitazione, attenzione alla possibile sovrastima di alcune popolazioni come gli utilizzatori di sostanze, perché, diciamo, essendo sempre un comportamento illegale, come dire, questa è una valutazione diagnostica, quindi è chiaro che, come dire, dovrebbe darci stime in ogni caso precise, però, essendo un comportamento illegale, tra virgolette, non è detto che le stime vengano fuori, siano sempre quelle in qualche modo veramente rappresentative della grandezza del fenomeno. Grazie.